Una donna di 75 anni di Vallo della Lucania, RC, queste le sue iniziali, è stata sottoposta ad un inutile intervento chirurgico presso l'ospedale Casa del Sollievo di San Giovanni Rotondo. Alla pensionata, a seguito di un'attacca eseguita durante un ricovero presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, era stato diagnosticato un brutto male al fegato inesistente, tant'è che le veniva consigliato un intervento chirurgico. Da queste premesse, i figli della pensionata immediatamente si sono attivati per prenotare un intervento presso il noto centro ospedaliero della Puglia. Sta di fatto che, con incredibile sorpresa di tutti e imbarazzo da parte dei figli, la pensionata, a seguito di un intervento chirurgico al fegato di alcune ore, reso delicatissimo anche per le condizioni generali di salute della donna, è stata saturata con una certa fretta, poiché la diagnosi di Vallo della Lucania era sbagliata. Un intervento chirurgico così rischioso e delicato, assolutamente inutile. La donna non aveva alcun brutto male al fegato, sicché l'accumulo di ansia, paura, preoccupazione e soprattutto le vistose cicatrici che la pensionata dovrà sopportare hanno rappresentato l'ennesimo grave ed intollerabile caso di mala sanità. I familiari della malcapitata pensionata in queste ore si attiveranno per richiedere l'acquisizione della cartella clinica presso il presidio sanitario di Vallo della Lucania e valuteranno i presupposti per denunciare il gravissimo fatto alla Procura della Repubblica.